Commentatori, bentrovati, eccoci per un nuovo appuntamento di status: l'approfondimento della nostra testata giornalistica. Iniziamo la settimana in modo particolare perché questo sarà uno speciale che dedicheremo intanto alla maternità surrogata e di conseguenza cancellazione della maternità surrogata, un argomento molto delicato che stanno trattando tutte le testate giornalistiche del mondo in questo momento. Noi proveremo naturalmente a parlarne. L'occasione è felice perché Status diventa più grande e si avvarrà anche di un approfondimento condotto da Paola Carella. Bentrovati. Grazie, grazie per l'invito, Roberto. Un invito dovuto anche perché tu condurrai, tu sei una giornalista, regista televisiva, insomma hai ormai un trascorso, un po, di un po' di esperienza notevole nel campo. Allora tu condurrai nello specifico un appuntamento settimanale dal titolo Status Donna, come nasce questa idea? Status Donne è ovviamente un, un programma di attualità che ovviamente discende da Status, che è la testata giornalistica che è CTS e l'approfondimento, e Status Donne vuole affrontare la questione femminile eh, sotto il punto di vista della politica, della sociale, della cultura. Tutto questo invitando ogni settimana un ospite femminile diverso, eh, dalla, dalla donna che è impegnata in politica, all'attrice, alla scrittrice. A all'imprenditrice tutto questo: tutte le forme purché siano donne: esatto: insomma, ecco. donne, donne donne. Tra l'altro, ehm, avremo il supporto anche del, di una grandissima associazione che ci ha prestato tra l'altro, la loro sigla, che è One Billion Rising: che è l'associazione proprio che, ehm, che aiuta le donne a difendersi dalla violenza e che organizza i flash mob in tutta, in tutta Italia e in tutto il mondo. Eh, e poi ci sarà anche la possibilità di, di agganciarci al nostro tema della settimana guardando degli spezzoni di film cercheremo un po' di approfondire quello che è mi la cosa mi hai incuriosito ma sto seguendo tutti i tuoi lavori e quindi sono veramente grazie, felice grazie, allora eh, siamo anche in questo momento su facebook volevo invitare tutti i nostri ormai affezionati di status intanto a seguire l'approfondimento di Paola Carella ma anche eh, se volete date la vostra opinione siete favorevoli alla maternità surrogata o no siete favorevoli alla cancellazione della maternità surrogata e questo è l'argomento che ci apre eh, questa puntata allora Paola Carella intanto entriamo nell'argomento io credo che tu come donna evidentemente hai una tua visione una tua Uh, posizione precisa, no? Direi, qual, è? qual è? Prima di tutto sono una madre, ecco. e quindi penso e dico che io il mio utero per far fare a un altro un figlio non lo affitterei mai. Mm. E questa è la mia posizione. Però è anche vero che sono favorevole all'adozione di eh, due persone anche dello stesso sesso. Perché ehm, noi partiamo da un, uh, un pregiudizio che è quello di considerare che due persone che, eh, dello stesso sesso che adottino un uh, bambino siano per forza omosessuali. Quindi la natura per te è un pregiudizio? No, non è un pregiudizio. Io sono, sono allora, d'accordo, eh, dico la mia posizione sì, perché tu così, Perché già in quattro giorni che noi parliamo di questo argomento, non abbiamo trovato la soluzione. Tu affitteresti ma... l'utero? Allora, se io fossi donna, affitterei l'utero perché credo che andare incontro a chi non ha la possibilità di avere un figlio, chi ha problematiche per riuscire ad avere un figlio, deve eh, Allora, io intanto mi sento molto donna, purtroppo. Cioè, purtroppo, fortuna no, fortunatamente, non purtroppo, perché credo di avere degli ormoni mm. forse, sai, è questa sì. la differenza, no? C'è l'uomo che ha più ormoni e quando ne ha troppi femminili, ha un figlio, ha una figlia tu. Ho due figlie, due figlie tra le altre cose. Per cui io ho vissuto malissimo eh, il fatto di essere uomo e di non essere riuscito a godere del, del più grande eh ragazzi, regalo ma della natura. Tutto voi. Eh, ma non è che vogliamo eh, tutto noi, tutto ma purtroppo voi. la natura ci ha fatto così e noi non possiamo godere della maternità, che è il più grande regalo che voi avete. Eh, eh. Allora, se io fossi stata donna, evidentemente, a parte avrei fatto figli, insomma, così. Lo dicono Quanti solo quelli possibile. che non possono cioè, Ma non è vero, perché io l'ho vissuto male. Io ho vissuto la gravidanza malissimo. Tu sai che io non dormivo la notte mentre mia moglie. Avevi era? le nausee? Avevo le nausee, ti giuro. Si è aumentato 30 kg. Eh, ma di, di tanto sono aumentato. Guarda che io. No, tu adesso <ride> ridi, ma è così. Io ho i testimoni. Eh, perché... Hai allattato. Purtroppo no, anzi, sì, lo facevo tutte le notti. Io prendevo mia figlia, la prendevo dal lettino, la portavo al seno di mia moglie e la facevo allattare. Che Ma era, era, era questa cosa che vivevo, capito? Ma lo, io dovevo dormire con la mano sul, sulla pancia di mia moglie perché dovevo sentirla, capito? Qual è il mio Allora io dico: se una donna ha la possibilità anche di affittare l'utero per avere questa gioia. Evidentemente eh, però devo dire una cosa: mm. allora la maternità surrogata non posso essere d'accordo, perché dal primo momento che una donna, io penso il 99% succeda questo. Nel momento in cui una donna porta un bambino nel suo grembo lo sente suo o sua, anzi, ti posso assicurare che già sente mm. che mm. cos'è. Allora, ti posso fare un e, esempio. E, e pensare di separarsene. Per darlo no, alla guarda, guarda, allora prendo subito al volo: eh. notizia del Corriere.it. Mm. Questa l'ho presa proprio dal Corriere.it. Guarda, ti leggo proprio le prime frasi. Non ho firmato una riduzione in schiavitù. Stiamo parlando di una donna, quindi di una maternità surrogata. Ma i contratti per l'utero in affitto sono contratti di schiavitù, dice lei, perché non ti danno la possibilità di comprendere cosa succede davvero. I contratti, io sono andato anche a scaricare Canadian Medical Care. Che è proprio il sito dove una donna se vuole può andare lì, fare la prenotazione e fare la maternità surrogata. Tu lo sai che anche nella Bibbia si parla di maternità surrogata? No, Già. non lo so. Allora dimmi questa cosa perché mi fermo con la lettura. Perché in un passo della Bibbia, e credo che si tratti di Abramo, che eh, prima di avere un figlio con la moglie molto anziana, ebbe un altro, beh, ebbe un figlio con una schiava, le schiave mm. erano delle madri surrogate. Mm. Ora eh, però siamo, ecco, in una cultura ancestrale. Mm. Poi, eh, con la, re perché, ecco, la religione del Vecchio Testamento aveva insite determinate, mm. determinati concetti, che poi, con il Nuovo Testamento, Gesù Cristo ha ribaltato. Io sono eh, per l'unione sicuramente di un uomo e una donna, di, una, di un bambino che cresca, ovviamente se c'è la possibilità, di due genitori di diverso sesso. Però penso anche a tutti quei bambini che si trovano negli orfanotrofi, a tutti quelle. Aspetta, aspetta quelle situazioni... guarda perché mi stai sconvolgendo: tu mi hai già sconvolto in questa cosa della Bibbia che io devo approfondire, altrimenti mi sento un ignorante cretino. Allora, questa cosa di... Questa allora, non voglio... Perché non vo io sono pure cattolico, per all cui seguo quelli che sono, sono credenti... Della cattolica. schiava che ebbe il figlio, non mi ricordo nell'esattezza se sia Abramo, però che c'è una schiava surrogata che dà un figlio all'interno del matrimonio... Mi permetto di contrastare questa due cosa che la Bibbia consente la maternità surrogata, perché non sono d'accordo. Vabbè, comunque, questa è una. una no, no, cioè, ma. Cioè, è... non no, non me. è una maternità surrogata. No, io adesso chiamo pure, pure un prelato. No, no, cioè, no. no. La per... schia... Allora, credo che sia Abramo. Ho capito, ma la schiavitù, quando tu, tu hai preso spunto dal fatto che lei, questa donna, che è stata una madre surrogata, ha preso questo spunto dal fatto della schiavitù. Questo è vero, perché io sono per. sicuramente. La possibilità, dare la possibilità a chi non può avere un figlio, chi non può gioire di avere un figlio, perché poi, tra le altre cose, sai come funziona la maternità surrogata? No? Penso che ci sia una fecondazione artificiale, brava, un utero e un figlio. No, brava, brava. c'è l'utero, c'è una madre. Quello su cui io non sono assolutamente d'accordo. È la cancellazione della madre. Ma tu che diritto hai di cancellare mia madre? Io sono il figlio. Chi può nel mondo erigersi a poter decidere di cancellare mia madre, cioè la mia madre naturale? Cioè, questa è veramente una eh, avverrante. Allora, infatti, tutto questo significa andare a cancellare io penso che sia un oltraggio quindi su questo alla sei d'accordo sulla cancellazione perlomeno sei ah, d'accordo certo oh, ecco. allora questo per me è un oltraggio ma se non sono d'accordo alla maternità surrogata posso essere mai d'accordo eh certo, cioè è un oltraggio è un oltraggio alla femminilità alla maternità è un oltraggio all'essere donna io non voglio sostenere che l'essere donna sia in primis assoluto essere madre ma più o meno, questa è la mia posizione. Io, sì. Io, Io penso pure. che qualunque donna, eh, qualunque bambina fin da piccola, quando le mettono ciccio bello, sta immaginando di avere un suo bambino. Eh, Poi la vita ti dà più o meno possibilità di poterne avere, ti fa fare ma delle scelte c'è chi non, può, chi non, può, chi non può ha dei problemi però per esempio aiutiamola con la maternità surrogata però per esempio madonna ma non cancelliamo la mano. madonna 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 non madonna no, madonna, sì. madonna. Sì. lei ha una ragazza la cantante diciamo perché se no ci confondiamo tra esatto. bibbia insomma credenze ha una bambina avuta mm. non mi ricordo un ballerino cantante e sì, sì. non so esatto. famosissima, ma eh, Fu un contratto in piena regola. E eh, vabbè, ma quella è la Quindi, madre, capito? Chi è la madre? La madonna. No, oh, qui mi vogliono cancellare la madre surrogata. Ma perché cioè, loro era... hanno... Aspetta, fatto guarda, questo... ti faccio sentire cosa dice lei. Eh? La, 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 ma lei bravissima. era d'accordo? Sì, lei prima era d'accordo. Allora, no, no, ti racconto questo, no? Lo allora, racconto anche ai nostri amici a casa. Allora, Elisa aveva due figli. Ora il maschio è arruolato nella e la femmina studia per diventare medico legale, racconta orgogliosa Elisa. Quando si è trovata a doverli crescere da sola, e questa è un'altra delle problematiche, nel 2006, senza un lavoro, senza un aiuto, senza un avvocato, decide tramite internet di mettere il suo utero a disposizione di una coppia di omosessuali in cambio di 8.000 dollari. Tra l'altro poco, secondo me. Tra l'altro poco. E della garanzia, attenzione a questo, che sarebbe rimasta a tutti gli effetti la madre. All'inizio sembravano gentili, ha detto Elisa, invece quando sono entrata in travaglio è diventato un incubo. Una volta nata la bambina, concepita in vitro, i due gay riportano Elisa a casa, o meglio la scaricano e si portano via la neonata. Ero confusa, sono stata malissimo, non mangiavo, non facevo la doccia, i miei figli che avevano visto la sorellina in ospedale erano arrabbiatissimi, la coppia di committenti ha tagliato le comunicazioni, sono stata ingenua, dice sempre Elisa, nessuno dei due era sul certificato di nascita, quindi legalmente era un rapimento ma le autorità non mi hanno aiutato. Sicuramente eh, lei è... Eh? No, brutto, perché togliere la maternità è una cosa bruttissima. Cioè, eh, hai capito la storia sì. che era pesante? Cioè, questa donna ha, ha dovuto... Per Però cercare non, è, di crescere non è il figli, primo caso, eh? Ora allora è, è venuto alla luce perché... In Italia si è dato legittimità a questa doppia paternità, quindi ha fatto molto... Senti, ma secondo te, due uomini, per carità, io sono... No, io, tu, sono... io ho anche detto che sono ho degli ormoni femminili esagerati. Mo... Io scendo eh, molto nel, nel particolare. Io... Ma due uomini possono crescere così come un bambino può crescere con la sua madre naturale? Dipende, dipende, io dico sempre dipende tutto dipende, è... dipende dal caso particolare, dipende mm. perché, preferi... ti dicevo, preferisco eh, nel caso un bambino non abbia più la mamma che possa essere eh, cresciuto da due padri o un bambino che non abbia più no, aspetta, un padre qui, possa qui essere entriamo, cresciuto. Qui ci entriamo nell'argomento cioè la... dell'omosessualità perché sennò esatto. qualcuno qua sta capendo io... che io... Uh, cioè no, no. no. Eh? Che sia chiaro, assolutamente no. Sono convinto che invece eh, la sensibilità di due eh, uomini che vivono insieme, omosessuali, è altissima. Ma qui la questione è un'altra. La natura, il figlio, ha bisogno di una madre, sì o no? Facciamo una pausa madre, e torniamo tra poco. Ok. Eh? Va bene. Tra poco. CTS Play, la prima app delle tv siciliane, facile e gratuita. Guarda i nostri canali quando e dove vuoi. CTS Play è l'app per vedere le dirette o rivedere i tuoi programmi preferiti. Con CTS Play scopri la grande offerta delle produzioni in onda su CTS Canale 90, Teleionica Canale 18 e 74, TeleSicilia Canale 195 e TeleSicilia Color R8 Canale 285. 9 canali in chiaro da seguire quando e dove vuoi. Scarica la nuova applicazione CTS Play o vai su ctsplay.it o ctsnotizie.it. CTS con te sempre. La Spera Costruzioni è specializzata nella progettazione, costruzione e ristrutturazione di opere civili e industriali, con oltre 20 anni di attività, sempre al passo con le innovazioni ed evoluzioni del mercato, con attrezzature d'avanguardia e staff tecnico altamente qualificato. Accetta permute e diverse forme di finanziamento, mantenendo sempre alta la qualità delle sue prestazioni. Spera Costruzioni. Via Leondo Forni 36, Palermo www.speracostruzionispa.it Salve a tutti. Eccoci di nuovo qua insieme in diretta da questo studio meraviglioso e avete già visto quanto sia ricco, perché oggi tantissime cose carine, carine carine, belle 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 per tutte voi che già ci conoscete, che ci seguite da tanto, ma voglio salutare in modo particolare anche le signore che hanno cominciato a telefonarci e naturalmente a interessarsi ai nostri prodotti, quindi saluto. Ti respiro ancora sai. Eccoci rientrati in studio, questa puntata speciale per la presentazione di Status Donna che sarà condotto da questa settimana dalla bellissima Paola no, no, Carella. Okay. Vabbè, oh, Grazie. È, eh, non si può nascondere l'evidenza, l'evidenza è quella. Allora, Paola Carella, che è già di grande esperienza di conduzione televisiva e conduce questo programma. Ricordiamolo, a beneficio di quanti magari nella prima parte non hanno uh, ascoltato, che cosa succederà questa settimana con Status Donne? Questa settimana, dall'8 di marzo, appunto, faremo coincidere con la festa della donna, andrà in onda, eh, ovviamente, orari ancora da definire su Palinzesto, Status Donne. Un nuovo programma di intrattenimento, ma sulla politica, la società, il costume, la cultura, dedicato ai personaggi femminili della Sicilia e non solo. Guarda, gli orari te li do perché io non so già, perché io sono vecchio. Tu sei appena arrivata. Alle 14 infatti. su CTS, alle 20 su 3 insomma Questi già sono sicuri. Poi potremmo fare uno status uomini, eh, ma io quello lo pretenderò perché una eh, volta Donna, scusa per, è par condicio, per par condicio eh? pari opportunità anche per evitare le discriminazioni eh, che esatto. cominciano ad esserci verso mi sa che voi uomini, uomini cominciate a sentirvi un po' discriminati sì sì no io guarda te lo confermo <ride> assolutamente sì vedi appena sei arrivata tu lo studio qui è diventato un'altra storia mentre quando c'ero io da solo insomma, no risalve, ma perché ah, io gli ho detto eh, dovete farmi venire tutte le rughe e eh, eh, te eh, vorrei un po' effetto barbara a me diceva vabbè quello è un cesso il cesso rimane ma perché no, si pensa che voi uomini non siate Basta, vanitosi. Basta perché sennò io, io comincio ad arrabbiarmi perché qui mi trattano male, poi arrivano la donna, insomma tutto cambiato. Allora stiamo parlando, l'argomento che abbiamo scelto con Paola credo è, è stato argomento di discussione quello interno della redazione, fra tutti, insomma ci siamo, quando è uscita questa notizia della cancellazione della maternità surrogata. Allora finché abbiamo, ci siamo detti proprio in apertura, finché Uh, io condivido, Lei no, naturalmente, la maternità surrogata, perché io credo che eh, ci sono tante coppie che devono oh, avere il diritto di avere un figlio e quindi comunque L'utero in affitto, tra virgolette, è bruttissimo dire questa cosa, però la diciamo perché così è anche stata fatta la comunicazione. L'utero in affitto può dare gioia a delle persone, magari una donna che non può mantenere neanche un figlio, insomma, non se lo può permettere. Come abbiamo sentito nella prima parte il caso di questa ragazza Elisa, che in Canada insomma si è data alla maternità surrogata, poi purtroppo. Le hanno fatto sparire tutti i dati sulla bambina che era nata, sulla figlia che lei aveva partorito, perché lei era convinta che sarebbe rimasta la madre naturale, quindi certificata, invece, non è neanche più stata certificata. No, ma io, tra l'altro, eh, noi abbiamo due posizioni ovviamente abbastanza diverse. Ma, diverse però perché continuano. io non sono per la maternità surrogata, però sono per la possibilità di crescere anche da, per due genitori dello stesso sesso. Tu sei per la maternità surrogata, però eh, consideri che sia importante... Che il bambino abbia una madre e un padre. Noi ci piacerebbe che comunque nei giorni a seguire anche i, i telespettatori potessero... Ma sai qual è la soluzione, sto pensando, mm? mentre parlo con te? Che due uomini decidono di sposarsi. Sì. Bellissimo. Per me è una cosa fantastica. Sì, certo, nessun eh, problema. Decidono di convivere, decidono di avere un figlio. Beh, Anche... Avendo un figlio da una donna, perché cancellare la madre? È brutto questo perché cancellare è la come madre, se... vedi, che questo è un punto che abbiamo neanche no, d'accordo. Certo. Cioè, io sono consegno. Io credo che adesso le famiglie allargate per esempio, sono delle cose bellissime. No, no ma questo è bellissimo eh? quando due si separano, ma poi ti posso dire come però... la, la sento io. Cioè, mm. questo sentire la maternità cancellata è. Veramente terribile. terribile. Sì. Perché se c'è una cosa che, che è impossibile da confutare è che ogni essere umano nasce da una donna. Da una donna, eh, quello ci cioè, è quello. Non c'è possibilità. Stiamo quasi trovando delle cose. Però dico, allora tu come ti poni? Se io mi sono sposato, eh, purtroppo io e mia moglie non possiamo avere figli per questioni genetiche. eh? Perché non mi dai cioè il gusto? Perché, perché tu mi devi fermare e non avere. Io non voglio cancellare la madre perché io lo so che poi quando uno diventa grande. però tu lo sai quante cure ci sono. Ma questo non vuol dire che, che il mio figlio, che io ho avuto attraverso la maternità surrogata, non mi riconosca come padre. No, può avere due possibile. madri, può avere la madre naturale e può avere invece la madre adottiva. La no? madre naturale non dovrebbe essere mai cancellata, ma io. Penso che eh, in un DNA No, io voglio farti convincere sulla maternità su No, no, non mi puoi figlio. convincere. Ma perché no? Perché no? Perché penso che nel perché caso mi vieti in cui una questa cosa? No, io non vietto niente, però io penso che nel caso in cui una coppia senta il bisogno eh, impellente di, poter, di dover, voler crescere e amare un figlio, mm. ci sono tanti orfani ci sono tanti orfanotrofi, tanti. Oh, ecco, allora Tantissima. entriamo adesso nell'adozione. Tanti bambini che... Vuoi sapere la mia sull'adozione? Sì, certo. Bene, magari si riuscisse ad adottare tutte le coppie e potessero adottare i figli. È complicatissimo. Perché fare un figlio in provetta no? Eh? Perché fare una fecondazione artificiale no? È molto più complicato. È molto più complicato, però adesso si fa, insomma. Anche, lo... anche... anche i bambini... È... Vengono adottati, il problema è che sicuramente in Italia abbiamo tantissima burocrazia anche per l'adozione, tanto che moltissime delle, ad delle adozioni le famiglie vanno a farle in paesi stranieri o sì, e anche eh, fuori dall'Europa mm. e quindi c'è tantissima burocrazia, questo è un tema che io mh, allora, affronterò. Per esempio, scusami ma eh, le coppie omosessuali no? mm. che siano donne o uomini perché non adottano? Perché non è possibile perché tanto il figlio non l'avrebbero lo Penso stesso che... due uomini non so, adesso non possono naturalmente avere due figli. Adesso ancora no. Può darsi fra, fra una persone. Però io credo che adesso dopo. pianteranno gli uteri, no. che ne so. Eh, vabbè, oh, io eh, credo che darsi. adesso, dopo questa sentenza, possibilmente eh, verrà riaperta un po' tutta la questione sull'adozione da parte di persone dello stesso sesso. Perché io tempo fa mi. Ehm mi ponevo un dubbio. No. Al di là di una coppia omosessuale, no. ci possono essere due amiche, due persone dello stesso sesso che vivono insieme sotto la stessa casa, legate da un'amicizia, da una parentela, qualunque cosa no. sia. Una delle due ha un figlio, giusto? No. A un certo punto la madre o il padre naturale manca. No. Mettiamo caso che muore, sì. giusto? Il figlio con la persona Amica della, del genitore naturale non ha nessun legame di, eh, di sangue, di, sì. di parentela, sì. però probabilmente c'è un legame affettivo forte, sì. eppure non c'è niente che tuteli l'uno e che tutela l'altro all'interno di questo rapporto. Vabbè, su quello ci si eh, deve ma che sai, stiamo facendo una bella Ma strada, Sai, insomma, dico, ci, ci sono tanti, talmente tanti di quei casi che vietare a priori tutto quella che è la, la possibilità di crescere un bambino. Per questo dico crescere è diverso dal cancellare una maternità da un utero in Assolutamente affitto. Io penso che prima di tutto bisognerebbe fare sempre eh, un... di ogni caso. Una questione particolare, certo, esaminarla certo, nel mio... Non, non possiamo mai, ma... mai, assolutamente. assolutamente. Perché si parla di persone, si parla di sentimenti e quando si parla di persone, e di sentimenti, dobbiamo avere la delicatezza di, di co come se stessimo camminando sulle uova. Non si può eh, trattare i sentimenti o un essere umano in maniera uguale per, per ognuno Guarda, uno. ci sono anche delle... Ehm, delle eh, posizioni politiche. No? A proposito di questo articolo che io ho ripreso dal Corriere.it, eh, l'unica soluzione, per esempio, ha commentato eh, Tony Brandi di Provita Onlus è proibire la maternità surrogata, lui dice, e accanto a lui il senatore, per esempio Luciano Malanna di Forza Italia, che ha ribedito il no allo schiavismo riproduttivo alla stepchild adoption un bambino può essere fatto in questo modo e non penso che in India in Bangladesh in Vietnam o in Nepal ci siano maggiori garanzie che nel Minnesota per esempio questa è una posizione eh, determinata però io su quella eh, io questa la contesto o perlomeno dico diamo una mano a chi ha il desiderio di avere un figlio ma non cancelliamo la, la madre. maternità, cioè, allarghiamo gli affetti, allarghiamo la possibilità, perché nessuno di noi ha il diritto di cancellare la madre di un altro essere. Ma sicuramente, mi stai facendo pensare a un libro che ho letto tempo fa, che praticamente parla di questo, di, di questo fatto che è venuto al mondo di Margaret Mazzantini, mm, che non molto ho letto è bello commovente perché comunque arrivi sino alla fine ehm, non capendo fino in fondo, ma poi si svela eh, che c'è stata una maternità surrogata mm. e lei poi alla fine il figlio che stava crescendo era di una maternità surrogata. Bellissimo. Da, da, da. Eh, Darai dei consigli sui libri, naturalmente io sono eh, un'appassionata. Sì, eh, per ora. Senti, allora, siamo in chiusura. Purtroppo, voi continuate a condividere, a, a mettere dei post su questo appuntamento di status, ma soprattutto su quello che eh, da, eh, da questa settimana Paola Carella condurrà Status Donne. Status donne. E quindi diamo l'appuntamento, dai l'appuntamento. viva stessa. le donne. Viva le donne perché l'8 marzo questa settimana. <ride> viva le donne sempre, non l'8 marzo, sempre, sempre sempre. Anche perché è una ricorrenza importante, non e una festicciola. Infatti, infatti, un andare in è, giro non, non condivido è, per niente la festa. Assolutamente. Feste, eh? No, ma io non condivido a San ma io, eh? io, io non Io sono più donna di tante altre donne. No, però, io eh? non condivido condivido né San Valentino né l'8 marzo nessuna di queste cose perché le considero veramente semplicemente Sono delle feste consumistiche molto sì. delicate che invece vengono Però per... l'8 marzo io penso che bisognerebbe insegnare nelle scuole quel giorno cosa successe. Guardateci l'8 marzo, lo, Va bene, lo scoprirete. Ve lo consiglio quindi status diventa più grande, più importante, e anche più bello, perché Grazie. sarà condotto anche da. Paola Carella, grazie a tutti per essere stati con noi. Ciao, Come sempre, ci, vediamo ci vediamo presto. Questa settimana e eh, tutti i giorni, sapete che siamo... Grazie Roberto. Grazie a te.